Per 8 anni sono andata a letto tutte le sere col presidente degli Stati Uniti. Quale altra donna può dire altrettanto? Così diceva Nancy Reagan, e se forse dimenticava che qualche notte anche altre donne hanno diviso con i presidenti degli Stati Uniti, però Nancy Reagan riassumeva benissimo con queste parole il dramma delle First Ladies. E queste donne sono vicine più di ogni altra persona al mondo al massimo potere. Però al tempo stesso non hanno nessun ruolo, come devono comportarsi? Devono essere autoritarie, devono essere indipendenti, devono tirare il marito per la giacchetta, oppure sacrificare la propria vita, come ha fatto Michelle Obama, avvocatessa importante di successo, che improvvisamente passa dalla giurisprudenza alla coltivazione dei rapanelli nel giardino della Casa Bianca. Eh sì, è la posizione più vicina, immaginabile, fisicamente e anche spiritualmente al presidente. Ma è anche la posizione più lontana, perché hanno la frustrazione di poter sbagliare, di fare il danno del marito o di essere umiliate quando emerge appunto che in quel letto di cui parlava Nancy Reagan qualcun'altra era transitata.